Gli AC/DC sono senza dubbio una delle rock band più famose e influenti della storia. Fondata nel 1973 a Sydney in Australia, ha venduto oltre 200 milioni di album in tutto il mondo, con brani leggendari come Highway to Hell, Back in Black e Thunderstruck. Ma la loro vita è molto più di un semplice successo commerciale. In questo video esploreremo la storia degli AC/DC, dalla loro formazione alla loro ascesa al successo e alla loro posizione di leggenda del rock and roll. Il nome AC/DC non si riferisce alla corrente elettrica alternata o continua, come molti pensano, ma è stato suggerito dalla sorella maggiore di Malcolm e Angus Young, Margaret, la stessa che suggerì ad Angus di mantenere sul palco la divisa da scolaretto. L'idea dietro il nome era che rappresentasse l'energia pura del rock and roll. La loro musica è caratterizzata da riff di chitarra potenti, testi irriverenti e un sound grezzo e aggressivo. Sono diventati un'icona del rock grazie al loro sound unico e al loro stile inconfondibile. La band ha saputo mantenere la sua identità musicale nel corso degli anni, senza mai compromettere la propria integrità artistica per seguire le tendenze del momento. I loro testi parlano spesso di sesso, droga e rock and roll, e il loro stile da palcoscenico è stato spesso descritto come selvaggio e caotico. Sono stati una fonte di ispirazione per molti fan del rock che cercavano una via di fuga dalla monotonia della vita quotidiana. Hanno avuto un impatto duraturo sulla scena musicale grazie alla loro influenza su altre band e artisti. Molti gruppi rock degli anni 80 e 90 sono stati influenzati dal sound e dallo stile degli AC/DC e la loro musica continua ad essere ascoltata e apprezzata da nuove generazioni di fan in tutto il mondo. Gli AC/DC sono nati a Sydney, in Australia, nel 1973. La band è stata fondata dai fratelli Malcolm ed Angus Young, che provenivano da una famiglia di musicisti. Il padre dei fratelli Young suonava la chitarra e la madre cantava, e i loro fratelli maggiori suonavano in band locali. Malcolm e Angus si sono avvicinati alla musica fin da giovani e iniziarono a suonare insieme quando Angus aveva solo 14 anni. La formazione originale comprendeva anche il cantante Dave Evans, il batterista Larry Van Cried e il batterista Colin Burgess. Iniziarono a fare concerti nella loro città natale di Sydney. Il primo concerto fu al Checkers Club il 31 dicembre del 1973. Tuttavia, questa formazione ebbe vita breve e la band subì una serie di cambiamenti di formazione già nei primi anni della loro carriera. Nel 1974 firmarono un contratto con l'etichetta discografica Albert Production, che era gestita dalla famiglia Young. Nel giugno del 1974 registrarono il loro primo singolo, Can I Sit Next to You Girl, con il lato B Rocking in the Power, e assumono il fratello maggiore George Young per produrre i brani insieme a Harry Banda. Quando il singolo fu pubblicato in Australia, nel luglio del 1974, divenne un successo minore e seguì subito un tour nei club. Durante il tour incontrano il proprietario di un nightclub, Michael Browning, e dopo poco lo ingaggiano come manager. La band trovò la chiave del suo successo quando un giorno il cantante Dave Evans si rifiutò di salire sul palco e l'autista della band, Bon Scott, ottenne il posto di nuovo cantante come frontman. Quando i vocalizzi di Bon si mescolarono con i riff ad alta tensione della chitarra solista di Angus, nacque una band leggendaria. Poco dopo l'ingresso di Bon negli AC/DC, la band entrò in studio per registrare l'album di debutto High Voltage, che fu pubblicato in Australia nel febbraio 1975, divenendo un successo immediato. L'album venne registrato in soli 10 giorni e includeva alcune delle canzoni più famose della band, come TNT e It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll. Fu ben accolto dalla critica musicale, che ha apprezzato la potenza e l'energia delle canzoni. High Voltage ha ottenuto un grandissimo successo commerciale in Australia, vendendo oltre 350.000 copie e diventando il primo album degli AC/DC ad entrare nella classifica degli album più venduti nel paese. La formazione del gruppo si consolida poco dopo, quando Angus e Malcolm reclutano il batterista Phil Rudd e un bassista di nome Mark Evans.
Con un album di successo all'attivo, tornano in studio e registrano TNT, che viene pubblicato nel febbraio del 1976 e contribuisce a consolidare il successo del gruppo in Australia. Tuttavia, nessuno al di fuori del paese o della Nuova Zelanda aveva sentito parlare di loro. Mentre il gruppo era impegnato nella registrazione del terzo album, il suo manager, Browning, si recò a Londra per cercare di trovare un'etichetta al di fuori dell'Australia. Alla fine riescono a convincere l'etichetta americana Atlantic a concedere loro un contratto a metà del 76. L'album High Voltage viene pubblicato in Europa come un misto tra l'australiano High Voltage e TNT. Alla fine dello stesso anno, il terzo album del gruppo, Dirty Deeds Don't Dirt Cheap, era già nei negozi di dischi in Australia e in Europa. Quando arrivarono a Londra per un tour in Europa, divennero subito un successo tra i locali. E nonostante il movimento punk popolare dell'epoca, non ebbero problemi a riempire il club, mentre le altre rock band venivano liquidate come dinosauri. Anche il loro album successivo, Let There Be Rock, divenne un successo quando fu pubblicato nel marzo del 77 e fu seguito da un tour da headliner in Europa e da uno slot di supporto al tour europeo dei Black Sabbath. Il tour dei Sabbath non durò a lungo. Si dice che Malcolm e il bassista dei Black Sabbath, Geezer Butler, ebbero delle divergenze e gli AC/DC furono cacciati dal tour. In seguito ci furono problemi tra Mark Evans e i fratelli Young, così Mark lasciò la band e fu sostituito da Cliff Williams, di origine inglese. Il gruppo compie il suo primo viaggio in America nell'estate del 1977. Inizia il tour suonando nei club e alla fine del tour si esibisce nelle arene aprendo per i Rio Speedwagon. Nell'autunno dello stesso anno tornarono in Europa come headliner del loro tour e poi tornarono negli Stati Uniti verso la fine dell'anno per supportare i Kiss e i Rush. All'alba del 1978 il gruppo torna in studio e registra l'album successivo, Power Age, che viene pubblicato alla fine di aprile. La loro popolarità in Inghilterra stava crescendo in modo epico, così la band intraprese il necessario tour da headliner in Europa prima di tornare negli Stati Uniti per aprire gli spettacoli di band come Aerosmith, UFO, Journey, Rainbow e Alice Cooper. Gli AC/DC non avevano ancora ottenuto un successo negli Stati Uniti, ma il suo seguito underground era cresciuto costantemente dalla prima tournée americana. Nell'ottobre del 1978 viene pubblicato l'album dal vivo If You Want Blue, You've Got It. Pubblicando un album dal vivo, gli AC/DC avevano seguito l'esempio dei Kiss di 3 anni prima. Ma è l'album successivo che è destinato a rendere la band una superstar internazionale. Con lo slancio che li spingeva costantemente in avanti, la band voleva realizzare il miglior album della sua carriera. Così arruolò il mago della produzione Matt Lange ed entrò nei Roundhouse Studios, uscendo 6 mesi dopo con Highway to Hell. Il brano che dà il titolo all'album è la risposta ironica della band a Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. L'album fu pubblicato nel luglio del 1979 e vendette molto bene. Iniziano un tour in Nord America a supporto di band come Cheap Trick, UFO e Ted Nugent. È un tour europeo con i Judas Priest come supporto. Durante questo tour il concerto di Parigi viene filmato e pubblicato in seguito come il leggendario video di Let There Be Rock. All'inizio del 1980 la loro popolarità stava salendo e sembrava che le porte come superstar si stessero per aprire per loro. Poi la tragedia li colpì. Il 20 febbraio del 1980 l'amico di Bob Scott, Alistair Kinnear, con cui era uscito a bere la sera prima, trovò Bon privo di sensi nella sua auto. Kinnear si precipitò all'ospedale, ma era troppo tardi, il mondo aveva perso Bon Scott. Secondo i rapporti ufficiali, Bon aveva bevuto troppo la sera prima e morì soffocato dal suo vomito, perché era troppo ubriaco per riprendere conoscenza e il modo in cui era disteso gli impediva di respirare. La band era devastata e non sapeva se continuare senza il frontman caduto. Malcolm e Angus decisero infine che Bon avrebbe voluto che continuassero, così cercarono un nuovo cantante. Sostituire Bon Scott era un lavoro impossibile, ma andava fatto. Fecero un'audizione e a diversi cantanti prima di scegliere l'ex singer dei Jordi, Brian Johnson. Nell'aprile del 1980 si recano alle Bahamas con il nuovo cantante e produttore Matt Lange e iniziano a registrare l'album successivo, Back in Black. Alla fine di maggio le registrazioni furono completate e la band si prese un periodo di riposo.
si riuniscono il 1 luglio per esibirsi in un concerto in Belgio. Non sapendo come il pubblico avrebbe reagito al nuovo cantante, la band era preoccupata per lo spettacolo. Ma non appena iniziarono a cantare la prima canzone, la folla esplose in applausi e accolse di cuore Brian Johnson nella band. Back in Black fu pubblicato alla fine di luglio del 1980 e la band non era preparata a ciò che sarebbe accaduto. Back in Black catapultò gli AC/DC nel mondo delle grandi occasioni. Le porte erano state aperte. La popolarità del gruppo in America convinse l'Atlantic a pubblicare Dirty Deeds, Don't Dirt Cheap per la prima volta negli Stati Uniti. Seguì un tour mondiale e poi tornarono in studio con Matt Lange per fare l'impossibile, produrre il seguito di un album di grande successo. Possono farlo di nuovo? I fan ovviamente lo pensavano, perché quando For Those About Rock, We Salute You fu pubblicato nel novembre dell'81, divenne un successo internazionale. La band trascorse poi la maggior parte del 1982 in un tour mondiale di supporto all'album. Sarebbero passati quasi 2 anni prima che la band pubblicasse un altro album. Mentre stavano registrando l'album successivo, si scatenò l'inferno all'interno dei ranghi. Quando la polvere si depositò, Phil Rudd era fuori dal gruppo. Alla fine, Simon Wright viene chiamato a sostituire Rudd. Il resto del gruppo continua a registrare, ma questa volta non si avvale dell'aiuto di Lange o di qualsiasi altro produttore, ma decide di fare tutto da solo. Flick of the Switch arriva nei negozi nell'agosto del 1983 e vende bene, ma viene considerato una delusione da molti fan. Sebbene la band non avrebbe mai più raggiunto le vertiginose vette di successo raggiunte con Back in Black e For Those About Rock, si era affermata come una delle migliori band al mondo e ancora oggi fa il tutto esaurito nelle arene di tutto il pianeta. Anche i successivi album del gruppo vendono bene, ma non in modo spettacolare. Fly on the Wall esce nel luglio dell'85. L'anno dopo uscì Who Made Who, in parte Greatest Hits e in parte colonna sonora del film Maximum Overdrive di Stephen King. King, che era un grande fan del gruppo, chiese loro di fornire la musica per il film mentre erano in tournée di supporto di Fly on the Wall. Il film e la colonna sonora ottennero solo un moderato successo, ma contennero un singolo di successo sotto forma del classico di Back in Black, You Shook Me All Night Long, per il quale la band girò un nuovo video che ricevette un buon airplay su MTV e fece sì che le radio rock di tutti gli Stati Uniti ricominciassero a far girare la canzone in buona rotazione. Blow Up Your Video del 1988 fu un grande successo in alcuni paesi, ma le vendite furono costanti e una volta che la band iniziò il suo tour mondiale con il tutto esaurito, l'album cominciò a vendere sempre di più, diventando uno dei suoi album più venduti. Ma è stato l'album successivo del gruppo a riportarli in vetta. Quasi 10 anni dopo la pubblicazione di Back in Black, nel 1980, il gruppo tornò a ruggire con Razor Sage, che li riportò in cima alle classifiche di tutto il mondo. Alcune cose sono cambiate. Il nuovo produttore Bruce Fairbairn e il batterista Simon Wright, sostituito da Chris Laid. Uno dei più grandi successi è stato Thunderstruck, una canzone dell'album di The Razor Sage, pubblicato nel 1990. La canzone è diventata una delle più amate della band e ancora oggi è considerata un classico del rock. È stata scritta dai fratelli Young e presenta un riff di chitarra iconico e immediatamente riconoscibile. La canzone è caratterizzata da un ritmo veloce e incalzante, con una potente voce di Brian Johnson che si innalza sopra la chitarra elettrica di Young. Il video musicale di Thunderstruck è diventato un altro grande successo per la band. Presenta la band che suona la canzone in un enorme magazzino industriale con effetti speciali e luci che creano un'atmosfera intensa e drammatica. È stata suonata innumerevoli volte dal vivo, diventando un momento clou dei loro concerti. La canzone è anche stata utilizzata in diversi film, programmi televisivi e spot pubblicitari, rendendola ancora più iconica ed immortale. Segue una tournée mondiale mostruosa, ma passano quasi 5 anni prima che i fan ottengano un nuovo album in studio del gruppo. Nel 1992 pubblicano un album dal vivo registrato durante il tour Razor Sage, ma solo nel 1995 i fan potranno avere un nuovo album in studio completo. Nel frattempo il gruppo pubblica il singolo Big Guns per la colonna sonora del film di Arnold Schwarzenegger Last Action Hero. Durante la registrazione del successivo album il gruppo si riunisce con l'ex batterista Phil Rudd. Per la produzione dell'album viene ingaggiato Rick Rubin, visto che la sua produzione del singolo Big Guns aveva avuto un grande successo.
L'album risultante, Ball Breaker, esce il 26 settembre del 1995 e produce il singolo di successo Hard as a Rock. Segue un'enorme tour mondiale che porta la band a fare il tutto esaurito nelle arene di tutto il mondo. Ancora una volta, gli AC/DC hanno impiegato 5 anni per pubblicare un nuovo album in studio. Nel novembre del 1997 regalarono ai fan una chicca, il cofanetto Bonfire, che conteneva outtake in studio, demo e registrazioni dal vivo con la partecipazione di Bon Scott. Prima di morire, Scott era solito scherzare con i suoi compagni di band, dicendo che se avesse mai realizzato un progetto da solista l'avrebbe intitolato Bonfire. Così, quando la band decise di pubblicare questo cofanetto tributo, ritenne che fosse un ulteriore tributo a Bon utilizzare questo titolo per la sua uscita. Nel frattempo, i fan si chiedevano quando gli AC/DC sarebbero tornati in studio per realizzare un nuovo album. La risposta arrivò nel febbraio del 2000, quando pubblicarono Stiff Upper Lip, un album annunciato come ritorno della band ai suoi pesanti riff blues. Il pubblico degli acquirenti di dischi si dimostrò favorevole e alla fine dell'anno divenne disco di platino in alcuni paesi. Seguì un estenuante tour mondiale. Ancora una volta la band fece il tutto esaurito nelle arene di tutto il mondo e dimostrò che anche dopo tutti questi anni sapeva ancora come fare rock e pubblico. I fan vecchi e nuovi, giovani e anziani, hanno riempito le arene mentre la band suonava i suoi più grandi successi, dall'inizio della carriera ai singoli di Stiff Upper Lip. L'album e i tour sono stati accolti con entusiasmo dalla critica e gli AC/DC sono tornati in cima al mondo del rock. Alla fine del 2001, la band ha pubblicato un video DVD del tour Stiff Upper Lip, registrato a Monaco in Germania. L'11 marzo 2003 entrano nella Rock and Roll of Fame e dopo 2 anni tengono un concerto dal vivo. La band fu introdotta da Steven Tyler degli Aerosmith, che ha parlato dell'influenza che gli AC/DC hanno avuto sulla sua carriera. Durante la cerimonia di introduzione hanno suonato 3 canzoni dal vivo, tra cui Highway to Hell e Back in Black. I membri della band hanno ringraziato i loro fan e la loro famiglia per il supporto e hanno parlato dell'onore di essere stati introdotti nella Rock and Roll of Fame. Questa nomina è stata un riconoscimento del grande impatto che gli AC/DC hanno avuto sulla musica rock. Nello stesso anno tengono alcuni concerti in Germania, 2 piccoli locali, come il Circus Crown di Monaco e 3 come supporto ai Rolling Stones in grandi concerti all'aperto. Seguono un concerto al Toronto Rock Festival e un concerto in un club al Vecchio Pollo di Londra. Con la pubblicazione del DVD Live at Donington si è concluso il 2003. Ad eccezione dell'uscita del DVD Family Jewels nel marzo 2005, con molte cose rare degli AC/DC, il gruppo ha smesso di suonare. Solo Brian Johnson e Keith Williams sono talvolta guest star nei concerti di beneficenza. Un altro DVD box set viene pubblicato nell'ottobre 2007 in 2 versioni, una con 2 DVD e una deluxe edition con 3 DVD, poster e adesivi. Il DVD 1 contiene gli anni di Bon Scott, mentre il secondo contiene gli anni di Brian Johnson. Dopo 8 anni e mezzo di attesa e migliaia di voci in rete, gli AC/DC pubblicano il loro nuovo album, Black Eyes, nell'ottobre 2008. Un tour di 2 anni inizia con una prova generale il 26 ottobre 2008 a Wilkes Barre, negli Stati Uniti. Il Black Eyes World Tour si svolge nel 2008-2009 dal Nord America all'Europa e di nuovo al Nord e al Sud America. Nel 2010 sono previsti anche concerti in Australia e Giappone, prima che il tour si concluda in Europa il 28 giugno 2010 a Bilbao, in Spagna. Gli AC/DC suonano in 170 concerti davanti a più di 5 milioni di persone. Durante il Black Eyes Tour di fine 2009, in cui è stato pubblicato ufficialmente il box Backtracks, sono state realizzate diverse versioni. In Europa è disponibile solo la versione piccola con 2 CD e 1 DVD. Dal punto di vista del contenuto, è da consigliare solo il box Deluxe, più grande, con 1 LP, 3 CD e 2 DVD, ma disponibile solo negli Stati Uniti e molto costoso. Il box più grande include il DVD del concerto del Circus Crown del 2003, uno dei migliori dischi della band in assoluto. Nella primavera del 2010 è uscita la colonna sonora di Iron Man 2, che contiene solo canzoni degli AC/DC, ma nel film non si sente molto di quella colonna sonora. Dopo molti rumor dall'ultimo tour nella primavera del 2014, la band ha raggiunto lo studio di Vancouver per registrare un nuovo album.
ma tutto questo senza la macchina e il boss della band. Malcolm Young era malato e sostituito dal nipote Stevie Young. Stevie sostituì Malcolm anche durante il tour del 1988, ma solo per le registrazioni, perché quando Malcolm è in buona salute, torna sempre. Nel settembre 2014, infine, la band annuncia ufficialmente che un ritorno di Malcolm non è possibile, perché è affetto da demenza senile. Quindi il principale membro fondatore dal 1973 non può tornare a suonare. I fan rimasero completamente scioccati e nessuno credeva di poter rivedere gli AC/DC dal vivo. Ma in ottobre la band è alle riprese del video a Londra per il nuovo singolo tratto dal nuovo album Rock or Bust. I fan di tutto il mondo vengono a dare il benvenuto a Stevie come nuovo membro della famiglia. Ma durante le riprese del video arriva una notizia sconvolgente. Il batterista Phil Rudd non si presenta e deve essere sostituito. Entra così in gioco Bob Richards, che aveva precedentemente suonato per Man, Adrian Smith e Asia. L'uscita del nuovo album Rock or Bust inizia a novembre in Europa, dicembre in America e balza in molti paesi al numero uno nelle classifiche. Phil Rudd, che aveva partecipato alle registrazioni di Rock or Bust dopo essere scomparso dalle riprese video e dai servizi fotografici, non fece più parte della band. Fu arrestato in Nuova Zelanda per motivi diversi e non poté più viaggiare. Chris Slade, un ragazzo non sconosciuto ai fan degli AC/DC, ha sostituito Phil nel febbraio del 2015. Dopo molti tira e molla, Rock or Bust Tour è iniziato ad aprile 2015 in America e fa tappa in Europa, America e a fine anno in Australia. Per il 2016 sono state aggiunte ulteriori date in America e in Europa. Purtroppo però nel 2016 il tour non è andato come previsto. Brian Johnson è dovuto andare in Inghilterra per il funerale del suo migliore amico il 29 febbraio, motivo per cui il concerto di Kansas City è stato anticipato dal 29 al 28 febbraio 2016. Questo è stato l'ultimo concerto degli AC/DC con Brian Johnson come cantante, dal momento che non gli era più consentito salire sul palco a causa di problemi di udito. Dopo molte voci e speculazioni, è stato confermato che Axl Rose dei Guns N' Roses concluderà il tour come cantante ospite con 13 concerti in Europa e 10 in Nord America. Sfortunatamente, questa azione ha diviso il campo dei fan, poiché molti hanno ritenuto che la persona di Axl Rose non fosse adatta. Per questo, molte file rimasero vuote al concerto di Düsseldorf. Anche dopo il Rock or Bust Tour, alla band non sono state risparmiate brutte notizie. Il 22 ottobre 2017, George Young è morto all'età di 70 anni. Non era solo il fratello di Malcolm e Angus, ma anche nei primi anni mentore e produttore della band. Lo shock più grande arriva il 18 novembre 2017, quando si è rapidamente diffusa la notizia che Malcolm Young, il fondatore, il creatore e il cuore degli AC/DC, è morto all'età di 64 anni. Dopo le voci sull'avvistamento dei membri della band all'inizio di agosto 2018 nello studio di registrazione di Vancouver, in Canada, e su un presunto video girato all'inizio di febbraio 2020, un sogno si è avverato per molti fan degli AC/DC nel settembre 2020. Sul sito ufficiale della Sony, acdc.com, sono apparse le immagini delle riprese video all'inizio dell'anno e nei giorni e nelle settimane successive sempre più informazioni su un nuovo album. Il 13 novembre 2020 è arrivato il momento tanto atteso. Power Up è il 17° album in studio degli AC/DC. Questo album segna il ritorno del chitarrista ritmico e fondatore della band, Malcolm Young, sebbene solo come autore delle canzoni dell'album. Tracce che il chitarrista aveva scritto col fratello Angus prima della sua morte, avvenuta nel 2017. Il disco è stato prodotto da Brendan O'Brien, già produttore di altri album della band, ed è stato registrato con la formazione composta dal cantante Brian Johnson, dal chitarrista solista Angus Young, dal bassista Cliff Williams, dal batterista Phil Rudd e dal nipote di Malcolm Young, Stevie Young, alla chitarra ritmica. Power Up è stato accolto molto positivamente dalla critica e dai fan, che hanno apprezzato il ritorno della band con un sound che ricorda molto i vecchi successi degli AC/DC. Ha debuttato al primo posto delle classifiche di molti paesi, dimostrando che la band era ancora in grado di produrre musica di alta qualità. Tra le canzoni più famose si possono citare Shot in the Dark, Realize e Demon Fire. Questo album è stato un grande successo per gli AC/DC. E ha dimostrato che la band è ancora in grado di produrre musica rock di alta qualità anche dopo decenni di attività.
In una recente intervista, Angus ha precisato che questo non sarà l'ultimo album della band, perché c'è ancora una montagna di materiale inedito sul quale lavorare. In conclusione, gli AC/DC sono una band leggendaria, che ha influenzato la musica rock per oltre 5 decenni. La loro carriera è stata caratterizzata da alti e bassi, ma non hanno mai smesso di creare musica che ha saputo conquistare i fan di tutto il mondo. La loro forza risiede nella capacità di creare riff potenti e orecchiabili, uniti ad una voce unica e riconoscibile. Gli AC/DC hanno saputo resistere alle mode e ai cambiamenti del panorama musicale, rimanendo fedeli al loro stile e conquistando così il rispetto e l'ammirazione di intere generazioni di musicisti e appassionati di musica. Nonostante la tragica scomparsa di Malcolm Young e la recente uscita di Phil Rudd, la band ha dimostrato di essere ancora in grado di produrre musica di altissimo livello. Con il loro ultimo album sono ancora una volta riusciti a conquistare il pubblico con la loro musica e dimostrare che il loro stile rimane immutato nel corso del tempo. Senza dubbio, la loro carriera è stata caratterizzata da moltissime curiosità e aneddoti interessanti, che rendono gli AC/DC una band ancora più affascinante e leggendaria. Speriamo che il loro contributo alla storia della musica rock possa essere apprezzato ancora per molto tempo. Se il video ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale per supportare il mio lavoro e ricevere altri contenuti simili. Se hai delle domande o dei suggerimenti, non esitare a scrivermi nei commenti qui sotto. Sarò felice di risponderti. E questo è tutto per oggi. Spero di vedervi tutti al prossimo video.